Nicola Maria Capristo, procuratore della Repubblica della città di Taranto, è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Lo stesso provvedimento è stato eseguito a carico di Michele Civittaro, ispettore della polizia in servizio nella procura tarantina, e di Giuseppe Cosimo e Gaetano Mancazzo, tre imprenditori della provincia di Bari. L'inchiesta, cominciata un anno fa, è portata avanti dalla procura della Repubblica di Potenza. Secondo l'accusa, gli indagati avrebbero compiuto atti idonei in modo non equivoco a indurre un giovane sostituto presso la procura di Trani a perseguire penalmente una persona che gli imprenditori considerati mandanti avevano denunciato per usura. In altre parole, avrebbero fatto pressioni per indirizzare le indagini. Il magistrato però non solo si oppose fermamente, ma denunciò tutto. Capristo e Civittaro inoltre sono gravemente indiziati di truffa ai danni dello Stato e falso. L'ispettore infatti risultava presente in ufficio e percepiva gli straordinari, ma in realtà stava a casa e svolgeva incombenze per conto del procuratore. Questa mattina sono state eseguite perquisizioni a carico di altre persone e anche di un altro magistrato, che è indagato per abuso d'ufficio e favoreggiamento personale.